Siamo qui col professor Franco Lacegla, il quale terrà una lezione magistrale questo pomeriggio a Carpi sul tema congedi. Professore, può brevemente anticiparci i nuclei teorici anche del suo discorso e qual è l'importanza o l'originalità del tema che lei ha scelto? Ma dunque, intanto appunto è un tema da pura sfortuna, nel senso che insomma è il tema peggiore di tutto il festival, perché è il tema sulla fine dell'amore, più che altro, e quindi non è una cosa simpatica. È un tema importante per me come antropologo, perché in realtà nella fine degli amori c'è un sintomo molto interessante di come è una società. Cioè, come le società gestiscono la fine degli amori o la fine delle relazioni, che significa la fine della relazione tra marito e moglie, ma anche la fine di una relazione amicale, anche il distacco dai figli, anche un lutto. Cioè, le società si giudicano moltissimo in base alla capacità di congedarsi tra le persone, perché sono questi qui i momenti dove si esprime molto spesso sia la maggiore violenza o brutalità, oppure la capacità intelligente di avere un galateo dei congedi, avere un galateo dei distacchi nella relazione. Cioè, noi siamo molto convinti che l'amore abbia molto a che fare con l'attaccamento, quindi che c'è una corrispondenza tra amore e attaccamento. Però poi in realtà una delle grandi capacità di una società è staccare l'amore dall'attaccamento, cioè che non è una cosa facile al singolo individuo, cioè è come se dovessimo, cioè sono in realtà poi delle ritualità, cioè le società tradizionali sanno che ci vogliono dei riti perché le persone si separino, come ci vogliono dei riti quando si uniscono. E riguardo invece all'argomento che tratterà domani, il campo maschile, cosa può anticiparci a riguardo? Ma lì appunto altra questione spinosa e rognosa, cioè il campo maschile significa che nonostante l'idea che la mascolinità sia qualcosa di negativo e qualcosa di fondamentalmente inesistente, no? Se non per nelle sue manifestazioni più aberranti, in realtà la mia lezione dovrebbe essere sul fatto che invece c'è una componente profondamente culturale nell'essere maschio, cioè c'è qualcosa che ha lo stesso valore del mondo etrusco, oppure del Rinascimento, o del Barocco, o di una lingua che può essere lo Swahili o l'italiano, cioè in qualche modo la mascolinità è una costruzione culturale, però una costruzione culturale che ha una dignità di secoli, per cui buttarla via significa non capire che in questa costruzione culturale c'è anche una soluzione per la crisi oggi delle relazioni, per la crisi della relazione uomo-donna, per la crisi in generale del legame che tiene insieme la società. E qual è invece il rapporto tra identità di genere o identità sessuale e i movimenti di rivendicazione dei diritti anche nei confronti delle istituzioni? Ma lì è un rapporto molto delicato, perché il problema grosso è che appunto, come dice Foucault, quando si mettono le identità sessuali in politica c'è un rischio enorme di falsarle, cioè mentre le identità sessuali hanno una fluttuazione interessantissima, no? E sono negoziate praticamente giorno per giorno, no? tra i vari soggetti di una società, trasformarle in qualche modo in qualcosa che diventa un'identità di diritto significa cancellare l'identità di fatto, cioè non insomma, la cosa molto grave è che queste identità non vanno uccise nel loro essere elastiche e fluttuanti. Tutto ciò che è rivendicazione del diritto a un'identità un po' è un malinteso, perché non si può rivendicare un'identità, no?
un'entità in qualche modo esiste e negozia la sua presenza con il resto della società. Certo, c'è all'interno della società razzismo, cioè c'è omofobia, però come c'è anche, secondo me, per esempio, eterofobia. Cioè, però queste cose non sono trattabili soltanto sul piano del diritto. Se si trattano sul piano del diritto, non si capisce che sono cose che hanno a che fare con uno strato che è molto più delicato e molto più di base rispetto allo strato del diritto. Ultima domanda, professore. La confusione che constatiamo, confusione che vogliamo mettere insieme, vedremo dietro, erotismo, sessualità e amore, no? È peculiare della nostra cultura e quindi legata anche a un discorso mediatico, linguistico e economico, o è riscontrabile anche altrove? Beh, insomma, sicuramente a livello mondiale c'è una grande confusione. Ci sono società che hanno retto meglio, cioè in cui c'è ancora una cultura, no, della differenza tra relazioni durature, sessualità, erotismo, che riescono in qualche modo ancora a cogliere le sfumature e le differenze. Però in generale la cosa un po' che sta accadendo è che, avendo buttato nella nostra società tutta la parte dell'amore nel privato, è come se la società nel suo insieme non fosse più capace di avere voce in questo campo. Questa è la cosa. Cioè, sembra che devono essere i singoli a prendersene carico, mentre invece non è così. Mentre invece queste qui sono parte della produzione che una società deve avere. Cioè, prima le società producevano con letteratura, musica, arte, filosofia, buona parte, no, di questo patrimonio che poi i singoli utilizzavano. Oggi noi siamo molto più abituati a pensare che l'amore sia un fatto privato. Bene, ringraziamo il professor La Cecla e vi diamo un buon proseguimento del festival.